Gentile Ettore Nespoli del Foro di Prato, spero che le sarà molto gradito essere stato nominato il mio difensore di fiducia per ora in quattro procedimenti penali in corso presso il Tribunale di Genova. In realtà sono otto perché nel processo di domani sono stati riuniti quattro procedimenti penali. Le farà ancora più piacere di riscuotere il doppio onorario per la sua duplice funzione di amministratore di sostegno e difensore di fiducia nulla facente. Le parti offese sono 10 magistrati di Pistoia, tra i quali ci sono anche quelli che hanno organizzato la pronuncia legale della mia asserita patologia mentale con pericolosità sociale, nonché l'inabilitazione e la conseguente nomina di amministratore di sostegno, il procuratore capo Renzo Dell'Anno, il sostituto procuratore Emiliano Raganella, usando i servizi del giudice di pace, avvocato Chiara Guazzelli. Detti magistrati volevano proprio evitare che io possa difendermi nei procedimenti penali in corso a Genova. Quindi gli stessi hanno delegato il giudice di pace a dichiararmi totalmente incapace di intendere e volere con pericolosità sociale, benché secondo le leggi vigenti non rientri la pronuncia di interdizione e inabilitazione nella competenza del giudice di pace. E altresì parte offesa lo stesso giudice di pace Chiara Guazzelli e lo psichiatra Giovanni Carlesi, il quale si è prestato a confermare la patologia mentale riscontrata dalla Guazzelli, almeno dal 1990, senza visita, confondendo ambedue i soggetti, la diagnosi sanitaria con la perizia legale. Già da ora le comunico di non consentire che lei nomini un sostituto processuale perché in tal caso devo essere assistita da un curatore speciale. Il giudice del processo di domani, Lucia Vignale, ha rigettato la richiesta di rinvio dell'udienza che avevo chiesto per consentire a lei di studiare gli atti, di svolgere le indagini difensive, perché sono stata rinviata a giudizio sulla parola dei magistrati denuncianti senza che la Procura di Genova avesse indagato sui reati a me contestati e ravvisati dallo stesso Renzo Dell'Anno, parte offesa, e senza che gli avvocati nominati fino ad oggi avessero svolto le indagini difensive doverose per legge. Quanto meno si era preoccupato il giudice Vignale di svolgere le indagini dibattimentali nell'omissione totale delle indagini preliminari e difensive. Il giudice Vignale ritiene che avevo avuto tempo sufficiente per preparare la mia difesa. Per cortesia, spieghi al giudice Vignale che non spetta a me, quale imputata, preparare la mia difesa, ma il difensore, in questo momento lei, non essendo stata autorizzata io alla difesa personale, nonostante la mia espressa richiesta motivata con le norme sovranazionali non percepite nell'ordinamento italiano. Oltre ciò, spieghi al giudice che il giudice tutelare Giuseppe Ciccarelli mi ha espressamente vietato di difendermi e lei, e solo lei, può svolgere qualsiasi attività difensiva dopo che il Ciccarelli ha tolto la capacità giuridica a me, alla mia famiglia, a tutta la nazione, anche oltre il confine, senza alcun accertamento sanitario e senza alcun provvedimento amministrativo che doveva essere notificato ai soggetti inabilitati assieme a me. Quant'è vero,
È proprio da folli voler difendersi dai magistrati parti offese pistoiesi e dai loro protettori inquirenti e giudicanti genovesi. Non ho scelto lei quale difensore di fiducia di mia spontanea volontà, ma lei mi è stato imposto contro la mia volontà dal giudice tutelare come soggetto che sostituisce la mia persona. Dopo che il mio avvocato di fiducia, Chiara Bimbi del Foro di Lucca, mi ha letteralmente venduta ai magistrati, così riducendomi allo stato di schiavitù. Il mio padrone, il giudice tutelare, ha subdelegato lei di giocare il padrone della mia vita, conferendo a lei l'ampio potere di non fare nulla. Di non comunicarmi alcun provvedimento giudiziario e amministrativo nella piena consapevolezza che nessuno potrà procedere contro gli abusi che lei pratica su ordine dei suoi mandanti magistrati. La invito pubblicamente a far sospendere il procedimento penale che sarà celebrato domani e tutti gli altri in corso fino al 2 settembre 2018, quando scadrà la mia asserita patologia mentale non meglio specificata e riacquisterò i miei diritti, la mia persona, se le riacquisterò, o almeno fino alla pronuncia del Presidente della Repubblica sul mio ricorso straordinario presentato avverso i provvedimenti dei giudici tutelari. Voglio proprio essere processata e difendermi da persona libera e non da una schiava. In contraddittorio con i magistrati denuncianti, voglio produrre tutte le prove documentali che dimostrano la falsità e la manipolazione dell'accusa, i provvedimenti antigiuridici emessi dai magistrati giudicanti ed acquirenti, nonché dai loro colleghi parti offese, i quali hanno usato la giurisdizione e la psichiatria come un'arma per proteggersi dalle mie denunce legittime e per poter conservare la loro funzione pubblica che non meritano. Comunque, lei deve chiedere termine di difesa che il giudice non può rifiutare. E se lo rifiuta, lei deve fare ricorso alla Cassazione. Lei deve eccepire che tutti gli atti emessi fin dall'inizio dell'apertura dei procedimenti penali avvenuta ad opera del procuratore capo di Pistoia, Renzo Dell'Anno, il quale aveva ravvisato i reati a me contestati, aveva scelto chi devono essere le parti offese. Devono essere dichiarati nulli. Questo anche a seguito del provvedimento del giudice tutelare, il quale ha disposto che solo gli amministratori di sostegno da lui nominati possono difendermi in tutto il territorio nazionale. In caso di rifiuto, la legge dispone che posso essere difesa solo da un curatore speciale. Se qualcuno volesse ancora rispettare questo cazzo di legge, mi scusi, ma mi è scappata la parola santa pronunciata dal Vescovo di Roma e dal Papa Benedetto XIV. Spero che lei non viene a chiedere ancora consigli giudiziari a me, perché in tal caso sarò costretta a presentare istanza di interdizione nei suoi confronti, producendo anche i suoi atti deliranti, fantasiosi, depositati fino ad ora negli interessi dei suoi mandanti di lei. Sudi anche lei, come ho sudato io, sui codici delle leggi, sulla giurisprudenza, sugli atti dei fascicoli che mi vedono parte. Fin dal lontano 1979, essendo coinvolti magistrati parti offese nei miei quattro casi giudiziari principali,
allo scopo che lei prepari la mia difesa come si deve e come la impongono il codice deontologico degli avvocati, le norme procedurali e costituzionali, il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e non per l'ultimo il suo giuramento. Le consiglio di produrre il decreto di nomina di lei quale amministratore di sostegno. Sarà opportuno che lei produca all'udienza di domani il provvedimento del Presidente della Repubblica che si pronuncia sugli abusi da me subiti, sulla falsità degli atti, il provvedimento della Commissione Medica dell'INPS di Pistoia, il quale contraddice la patologia mentale pronunciata dalla Guazzelli, da Ciccarelli, nonché dagli psichiatri periti Carlesi, Massimo Marchi. In ogni modo, lei deve produrre il mio casellario giudiziale aggiornato, dal quale deve risultare la mia inabilitazione o interdizione, le misure di sicurezza emesse nei miei confronti, le condanne secretate pronunciate dal Tribunale di Genova, dalle quali scaturirebbe la mia asserita pericolosità sociale e propensione a delinquere, nonché la copia del certificato di nascita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 codice procedura penale. Rimango nell'attesa che lei mi comunichi l'esito della sua attività difensiva nel processo di domani.